Entriamo adesso nella seconda parte del nostro discorso, ovvero le conseguenze effettive della quarantena, cioè sostanzialmente dello stare chiusi in casa da soli o con il proprio nucleo familiare, se uno ne ha. Allora, sostanzialmente quello che accade nella quarantena è ciò che accade in una qualsiasi condizione di prigionia. Quindi sostanzialmente noi possiamo esaminare gli aspetti della psicologia del prigioniero per capire che conseguenze ha la quarantena in termini psicologici. Quindi la quarantena ci porta alla psicologia del prigioniero. Si può definire prigioniero chiunque abbia per un tempo significativo una riduzione importante delle sue libertà di movimento, di espressione, di relazione. Il carcere è il luogo chiave, simbolo della prigionia, però in realtà esistono innumerevoli altre forme di prigionia, dall'essere chiuso, diciamo, in una stanza d'ospedale per motivi di salute. Quindi sono imprigionato dentro la condizione di malattia e nella struttura ospedaliera, oppure nell'isolamento domiciliare, anche lì agli arresti domiciliari, effettivamente. Quindi, attraverso il braccialetto elettronico o altre forme di controllo, non può disporre della sua libertà di movimento come meglio crede. Oppure esistono innumerevoli limitazioni alla libertà di espressione, che oggi vengono anche rimarcate in modo importante, no? Attraverso diciamo, il tentativo di limitare la diffusione delle cosiddette bufale o fake news e così via, che vengono classificate tali da persone che vengono riconosciute come autorevoli per motivi politici, non necessariamente per motivi diciamo, di valore universale. Quindi, da questo punto di vista, le limitazioni creano prigionia in termini psicologici. La prigionia ha due, scusate, in questo caso tre principali effetti, che sono la dissociazione, la ribellione, la paranoia. Che cosa vogliono dire questi termini? La dissociazione non è tanto effetto diretto della prigionia, effettivamente, ma della paura sottostante alla prigionia e delle sì, routine comportamentali che uno è costretto a fare quando è prigioniero. Quindi, in pratica, la tua giornata, se non puoi andare al lavoro, se non hai interazioni con gli altri significative, se non hai attività di svago forti, diventa ripetitiva. Ogni giorno è uguale all'altro. Quando le persone entrano in una monotonia di un qualsiasi tipo, quindi una monotonia di stimoli e di attività, automaticamente la loro coscienza, la loro capacità di essere presenti nel qui e ora, nell'avere chiarezza di chi si è, si indebolisce drasticamente e noi possiamo avere diversi fenomeni dissociativi. La dissociazione sostanzialmente si declina in tre forme principali. La dissociazione della coscienza, quindi la persona perde il senso del tempo, dello spazio, non sa più bene chi è, dove si trova, ovviamente dell'identità, e quindi diventa come stordita, offuscata, rincoglionita, sostanzialmente. Quindi, quando la persona entra in una routine monotona, fondamentalmente si offusca, perde lucidità e anche la capacità di pensare, ragionare, capire, esprimere sentimenti e quant'altro in modo appropriato, perché appunto è offuscata dalla perdita di stimoli esterni. Paradossalmente, ciò che viene consigliato ordinariamente come rimedio alla monotonia
è molto più capace di generare dissociazione della quarantena stessa, ovvero guardare serie televisive, film continuamente su internet, attaccarsi al televisore o comunque in qualche modo essere sottoposti a stimoli che sono per loro natura dissociativi, cioè sia perché avvengono attraverso uno schermo, un materiale, un giornale, ma anche un libro, sia perché sollecitano l'immaginazione, la fantasia e cose di questo genere, a volte in modo molto negativo, ma quindi riducono comunque il contatto con la realtà. Tutto ciò che riduce il contatto con la realtà quotidiana, ordinaria e pre-quarantena dell'individuo aumenta la dissociazione. Allora dice, bene, ma ci sono attività come, che so, taglio e cucito, piuttosto che cucinare, piuttosto che fare attività fisica. Sì, è vero, ma anche quelle rapidamente diventano ripetitive, rutinarie e dissociative, perché prima non le facevi, o comunque non le facevi in quel modo. Se tu hai sempre cucinato in un certo modo, secondo certe ricette, farlo durante la quarantena ti dà un senso di continuità. Se tu invece prima non l'hai mai fatto e lo inizi a fare ripetutamente, questo stimola la dissociazione. E lo stesso si può dire per qualsiasi altra attività che venga innestata artificiosamente nella routine della quarantena. Dicevo che la dissociazione si declina nella dissociazione della coscienza, della memoria e della personalità. La dissociazione della coscienza è l'incoglionimento, in pratica, temporaneo, che però è presente e reale. L'offuscamento è la capacità di pensare e di esprimere e gestire i sentimenti. La dissociazione della memoria, invece, è importante perché crea una frattura col continuum dei ricordi della persona. Quindi la vita come era prima della quarantena tende a essere dimenticata perché non ha più continuità e di conseguenza rimangono isole o frammenti di ricordi, cose che mancano, di cui si sente forte la nostalgia, ma tutto il resto viene perso e perde di significato. All'inizio della quarantena, molte delle persone dicevano: ah, che bello, una fase di vacanza, di stacco, di relax. Adesso invece prevale una dimensione di rimpianto e malinconia, quando non proprio di inquietudine per la perdita di quello che c'era prima, che però non si sa più neanche bene cos'era effettivamente, perché le persone tendono a dissociare la memoria del presente da quella del passato. E questo purtroppo ha una ripercussione indiretta sulla fantasia del futuro, perché quando tu vivi in una routine sempre uguale e hai perso i contatti con il tuo passato, non riesci più nemmeno a immaginare come sarà il tuo futuro. Oltretutto, è un panorama di incertezza in cui l'autorità ti dice che tu farai quello che ti verrà concesso di fare, almeno per tempi molto lunghi che nessuno sa quanto saranno. Quindi le persone perdono il senso della continuità narrativa di sé, dissociano e si perdono in un presente sempre uguale e offuscato. Quindi la dissociazione della memoria è fondamentalmente una dissociazione dall'identità e dai progetti individuali. L'ultimo tipo di dissociazione è più sottile e più difficile da capire, anche da spiegare, e ha a che vedere con l'emergere di aspetti della propria personalità prima nascosti. In pratica, tutti sanno, da quando diciamo Jung ci ha edotto in tal senso, che la personalità degli individui può essere, diciamo, semplificata in due grandi strutture: la persona o maschera e l'ombra. La persona o maschera è quella parte della nostra personalità che è pubblica, sociale, abituale, ordinaria, quotidiana, cosciente, ed è quella che noi accettiamo e che gli altri accettano di noi. L'ombra contiene tutto ciò che è in qualche modo trattenuto, represso, inibito, sconosciuto, in qualche modo inaccettabile, e non perché debba essere necessariamente negativo. Per esempio, l'ombra di uno zingaro è un comportamento onesto e civile. L'ombra, diciamo, di un pavido, di un debole, è un coraggio e un atteggiamento di forza che neanche lui sa di avere. Quindi l'ombra contiene ciò che non è espresso nella persona.
Ma la maschera o la persona sono alimentate dai contatti sociali, sono sostenute dalla socialità. Se questa viene meno o si indebolisce grandemente, l'ombra emerge. E questo purtroppo vuol dire che tante brave persone messe in condizioni di quarantena possono tirare fuori lati spiacevoli della loro personalità. Tendono a deprimersi grandemente o a diventare aggressive e rabbiose, oppure invece a diventare isolate, psicotiche, disinteressate degli altri, o vengono persi appunto valori e obiettivi che prima erano importanti. Quindi, quando emerge l'ombra, il cambiamento destruttura ulteriormente il senso di sé e le relazioni che uno ha con gli altri, con importanti conseguenze poi per quello che sarà la vita dopo, perché uno non è che quando è cambiato torna come prima, non torna più come prima. Quindi questo fenomeno dissociativo che coinvolge la coscienza, la memoria, la personalità, trasforma le persone, le rende diverse e purtroppo non necessariamente migliori. Durante la prigionia poi noi abbiamo un fenomeno noto a tutti i sociologi e agli studiosi di psicologia sociale, che è la tendenza alla ribellione. Se io sono in un viale che attraversa un parco e sul prato non c'è scritto niente, io rimarrò a camminare sul viale. Se mi metti un cartello dove c'è scritto non calpestare l'erba, io tenderò a calpestare l'erba e a camminare fuori dal viale. Perché? Perché ogni forma di limitazione imposta genera automaticamente una prova, un test della propria forza interiore, della propria personalità, e di conseguenza le persone sono spinte a ribellarsi. Gente che prima non usciva mai di casa, con l'obbligo di stare a casa, è fortemente motivata a uscire ripetutamente. Persone che prima erano acquiescenti, sottomissive o in qualche modo diciamo, abituate a seguire una routine di comandi, adesso incominciano a diventare molto più ostili, appunto rabbiose, tendono a ribellarsi. È un fenomeno interessante che in questo periodo appunto di quarantena i fermenti, diciamo, rivoluzionari dal punto di vista complottistico o culturale o politico sono drasticamente aumentati, mentre prima erano ovviamente piuttosto sempre presenti, in quanto la devianza sociale è sempre attiva, ma molto ridotti. Adesso questo fenomeno paradossalmente stimola le persone a un qualche tipo di ribellione. Naturalmente la ribellione può essere in due sensi: può essere la ribellione alla quarantena, oppure nella misura in cui la persona aderisce all'idea della prigionia, cioè trova ragionevole essere imprigionato per la sua protezione, allora si ribella a quelli che erano i valori della libertà precedentemente. Quindi mi è capitato di sentire personalmente persone che prima si definivano liberali, tolleranti, aperte a tutto e a tutti, che sono diventate fortemente, diciamo, fasciste proprio in seguito all'instaurarsi della quarantena, che hanno aderito pienamente. Questo rappresenta sempre un fenomeno di emersione dell'ombra, ma comunque è legato al concetto di stimolazione alla ribellione che qualsiasi impedimento o vincolo dà. Se uno non è carcerato, non pensa ai padri. Mi sembra evidente. Quindi, la ribellione è un altro fenomeno tipico, però delle famiglie che cosa succede? Che se uno vive da solo, scrive su Facebook, su internet, i suoi sfoghi rabbiosi e finisce lì. Se uno vive in famiglia, la rabbia prodotta dalla ribellione, non importa in che direzione vada, comunque si sfogherà sui familiari, perché non potendo attaccare direttamente o il governo o piuttosto le istituzioni, la vigilia ha fatto la multa o quello che è, si scaricherà su quelli che c'è intorno, con improperi, maledizioni, così qua, che non hanno quelli come oggetto, ma comunque a quelli saranno rivolti e non c'è niente da fare. Se poi invece tu ti arrabbi perché aderisci alla quarantena e tuo figlio, tuo marito, tuo nonno no, allora ti arrabbi ancora di più e li punisci ancora di più. E questo si assomma alla disintegrazione
dei legami che già la paura legata alla comunicazione sul problema aveva generato. Quindi abbiamo un serio problema grosso relativamente alla disintegrazione dei rapporti umani. La paranoia. La paranoia non è tipica di ogni fenomeno di prigionia, ok? Ma di questa specifica prigionia sì. Anzi, nella maggior parte dei fenomeni di prigionia reali, come le carceri, effettivamente, prigionie politiche di ogni tipo, i prigionieri tendono a fare gruppo fra di loro. Infatti abbiamo delle rivolte carcerarie, no? Cose di questo genere. Ma quando l'altro, chiunque, è un potenziale portatore di morte, automaticamente il sospetto diventa la norma. Quindi la paranoia non è altro che il sospetto eretto a sistema. Quindi tu non ti puoi più fidare di nessuno. E questo è tipico della nostra quarantena, perché chiunque è un portatore di morte. Quindi se io non mi posso più fidare di nessuno, automaticamente non c'ho più nessuno stimolo, ripeto, a anche rincontrare gli altri, perché anche la persona amata, amica, con cui prima ti abbracciavi e ti baciavi, dopo non ti puoi più fidare e non la tocchi più, perché anche se non ci credi, ma non sia mai che fosse vero, e se anche, diciamo, fosse vero per te, potrebbe essere vero per tuo nonno, è rischio, e quindi di conseguenza tu vivrai sempre nella paranoia. La paranoia porta a psicosi e schizofrenia, e questo è un fatto che noi clinici conosciamo benissimo. Quindi la paranoia è un fenomeno psicotico. Nel manuale dei disturbi mentali, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione dell'American Psychiatric Association, c'è sta la paranoia nella sezione disturbi psicotici. Punto. Quindi è un danno psicologico gigantesco. Adesso noi dobbiamo cercare di capire come gestire questo danno psicologico. Abbiamo detto che la paura destruttura i bisogni fondamentali degli individui. Abbiamo detto che la quarantena induce pericolosi fenomeni di disintegrazione che si assommano alla paura, disintegrazione dell'io, dell'individuo, quindi della sua mente, rendendolo brutale, animalesco, egoista e quant'altro. Quindi noi dobbiamo trovare un rimedio a tutto questo. Ribadisco che lo sviluppare sane abitudini artigianali o altro non protegge da questo fenomeno. Nel lungo periodo lo alimenta. Se io devo stare una settimana chiuso in casa, è piacevole e divertente guardarsi film su internet, chiacchierare su Skype o su Zoom, o anche diciamo, cucinare torte, ciambelloni o pizze. Ma se ci sto 2 mesi, questa cosa mi fa impazzire. Questo è il problema. Quindi non può essere considerata una soluzione a tutto questo. Naturalmente, noi abbiamo degli esempi importantissimi che ci insegnano che cosa ci aiuta a sopravvivere. Uno fra tutti è la storia di Nelson Mandela, che pochi conoscono. Nelson Mandela, invito chiunque a leggersi, diciamo, la biografia su Wikipedia o dovunque vogliate, è stato per decenni, oltre 20 anni, chiuso in una cella di 1 metro per 2. In isolamento. In questa cella lui non solo non è impazzito per 20 e passa 27, non ricordo esattamente quanti, ma ha redatto un programma di governo, ha creato le fondamenta di una nuova nazione che si può dire tutto sul nuovo Sudafrica, ma sicuramente non si può dire che fosse peggio di prima. Quindi, grazie alla prigionia in un certo senso, un individuo straordinario è riuscito ad attivare delle capacità psichiche che lo hanno trasformato positivamente anziché destrutturarlo. Quindi adesso cerchiamo di capire in cosa consistono queste abilità.